consiglio. Ogni giorno la pubblicità dei giornali, della televisione ci bersaglia con personaggi che si dicono di sé di essere dei guaritori. Molte volte sono degli impostori, qualche volta gente anche in buona fede, ma hanno tutti un cliché a cui sottostare, che è quello di essere una persona che ha fascino e che usa metodi particolari, al di là della medicina ufficiale, per donare la guarigione o risolvere i problemi affettivi, amorosi delle persone. E Gesù si presenta come un guaritore. Se dovesse presentarsi oggi farebbe uno spot e il filmato che vedremmo è pressappoco questo. Vediamo questo guaritore che si avvicina all'ammalato, nella fattispecie una persona che è cieca, non vede, e usa una metodica di guarigione molto particolare e molto curiosa. Perché? Prende del fango, ma questo fango l'ha ottenuto sputando per terra, quindi è abbastanza anticonformista. Dopo aver sputato per terra e aver fatto questo fango, lo mette negli occhi della persona che già non vede. Allora lo spot continua e ci fa vedere questa persona che è stata medicata in questo modo. E questa si lamenta, dice: ma come? Guarda, già che ero sventurato, sfortunato prima che ero cieco, adesso oltre a essere cieco mi è capitata pure questa disgrazia di incappare in questo guaritore che è un po' originale, che mi ha pure insozzato la faccia e mi ha reso questo fastidio negli occhi. A questo punto il filmato si sposta sul guaritore, su Gesù, e Gesù gli dice: bene, adesso fatti portare alla piscina dell'inviato, là ti laverai e recupererai la vista. E il filmato finisce qua. Lo spettatore a questo punto si chiede: ma cosa significa questo spot? Beh, significa semplicemente che chi si sente di avere un handicap, chi sa che nella propria vita ha un problema serio, ha un unico modo per risolvere questo problema, che è incontrarsi con questo guaritore. Ma il problema è che non sempre siamo disposti ad accettare il modo con cui questo guaritore agisce. E ci capita a noi di sentirci perseguitati dalla sventura, quando, avendo un problema, ce ne capita un secondo. E ci lamentiamo e ci autocommiseriamo. A questo punto possiamo fare la scelta di lasciarci condurre alla piscina dell'inviato, cioè ubbidire, fare quello che questo guaritore ci dice, anche se non rientra nella nostra razionalità. Questa è un'immagine per dire: io e te abbiamo un problema, che è il fatto che siamo schiavi di un potere che ci rende la vita impossibile, e questo potere è la cecità, cioè non vediamo l'amore di Dio. Il problema può essere risolto incontrando Gesù Cristo, il vero guaritore, il quale userà una metodica particolare, cioè ci farà prendere coscienza di questo nostro handicap, di questo nostro peccato, con un fatto che ci farà inizialmente soffrire e che non capiremo. Dovremo affidarci a delle persone che sono la comunità cristiana, la Chiesa, che ci porterà alla piscina di Siloe, che è il battesimo, che ci porterà a riscoprire quello che già abbiamo ricevuto nel battesimo, che è lo Spirito Santo, che è il perdono dei nostri peccati e che è dalla nascita una vita nuova. Allora questo episodio, questo spot, serve semplicemente per dirci: guarda che in te c'è la possibilità di guarire, in te c'è già questa possibilità, e questa possibilità è affidarti a una comunità cristiana, alla Chiesa, che ti faccia riscoprire il tuo battesimo, perché lì c'è la sorgente della tua rinascita, lì c'è la soluzione dei problemi che ti stanno affliggendo. E quei fatti che il Signore sta permettendo nella tua vita è come quel fango negli occhi, ti brucia, ti fa male, ma sappi che è lo strumento che il Signore sta usando per risanarti definitivamente, completamente, e donarti una vita nuova.